Siamo sempre in territorio di Parma, questa è un'azienda che è a Ravadese, una frazione proprio vicinissimo al centro cittadino. Continuiamo a parlare di pomodoro e ne parliamo anche con un aspetto molto più ampio, perché siamo a Parma, la capitale del cibo, il pomodoro è molto importante, ma questa azienda, siamo nell'azienda Greci, con me il direttore industriale che è Fabio Del Miglio. Buongiorno Del Miglio, allora dicevo che Parma è un'eccellenza in termini alimentari, il pomodoro ne è una di queste eccellenze, però voi vi occupate 360 gradi insomma di cibo, no? Quindi poi noi torneremo sul pomodoro perché è l'argomento di questa puntata. Che cosa fa la vostra azienda, ovviamente parlando di pomodoro, ma anche in termini generali? Buongiorno a lei. Greci Industria Alimentare nasce 100 anni fa proprio in questo sito, il comune di Ravadese, e 100 anni fa ha iniziato a trasformare il primo pomodoro e trasformarlo in concentrati. Crescendo negli anni, al termine degli anni 70, iniziò la prima produzione di polpe di pomodoro, fino ad ampliare una gamma di vegetali molto ampia che passa dal carciofo, passando dal fungo, fino ad arrivare a cipolle, piuttosto che tutto ciò che madre natura offre. Qui insomma a 360 gradi, come dicevo prima, questo è il vostro piazzale di scarico, vediamo tanti carri che vengono a scaricare, voi qua effettuate un controllo qualitativo per capire che cosa entra nel vostro stabilimento? Assolutamente sì, noi lavoriamo H24, 7 giorni su 7, abbiamo volumi di trasformazione importanti, quest'anno pensiamo di sfiorare le 93-94 mila tonnellate di materia prima fresca processata. Abbiamo un rapporto diretto con le associazioni degli agricoltori e di fatto cosa facciamo? Trasformiamo ciò che madre natura offre in polpe passate che tra un po' andremo a vedere all'interno dello stabilimento. Allora, andiamo subito a vedere, poi affrontiamo anche un altro tema che a voi è molto caro, ma che è caro anche ai produttori, che è quello dei rincari energetici, rincari che compromettono insomma anche la vostra attività in termini dopo di prodotto che deve essere alienato. Ahi noi sì. Il tema energetico è di fondamentale importanza. Noi prima, diciamo, di questa escalation dei costi energetici, già un paio di anni fa abbiamo fatto degli importanti investimenti per riconvertire la produzione energetica verso fonti rinnovabili. Abbiamo in pipeline investimenti importanti per il quinquennio 2022-2026 che ci porteranno a, da una parte, ridurre in valore assoluto il consumo energetico e dall'altra parte riconvertirlo il più possibile in energia elettrica da fonti rinnovabili. Sempre parlando di consumi energetici e ambientali, stiamo portando avanti un progetto da una decina d'anni che ci porterà a dimezzare nel 2024 la quantità di acqua emunta dal sottosuolo per unità di chilo processato. Questo è un tema importantissimo nella logica di sostenibilità ambientale futura. Ecco Del Miglio, io a proposito di acqua, vedo un'acqua che non è acqua di lavaggio, ma credo di capire che sia un veicolo solamente per scaricare il pomodoro, questo. Quindi questo è acqua che viene riciclata? Assolutamente sì, l'acqua totale che viene utilizzata nel processo viene divisa in tre step: una prima acqua che è un'acqua riciclata che tendenzialmente non risulta essere pulita, un secondo step di un'acqua di prelavaggio e un terzo step di acqua vera e propria di lavaggio. Tutta l'acqua viene filtrata dello stabilimento, viene filtrata e riciclata prima di essere mandata all'impianto di depurazione. Fabio, entriamo in stabilimento, ma prima dovremo ovviamente bardarci, perché sì, questa sì, è una disposizione assolutamente imprescindibile. Achille Ghisoni, responsabile degli acquisti dell'azienda Greci, deve esserci un rapporto di collaborazione molto stretto con i vostri fornitori di materie prime, che sono gli agricoltori, quindi le associazioni di prodotto. Ecco, come gestite insomma questo rapporto, che è un fiduciario e che è indispensabile per poi portare sui banchi e ai ristoratori il vostro prodotto? Chiaro, il rapporto con i fornitori è fondamentale, lo è ancora di più in questi momenti di estreme difficoltà, di estreme variabili anche legate alle problematiche stagionali, di mercato. Quindi non avere dei fornitori affidabili, sicuri, storici, averli è fondamentale.
Quindi noi come ci organizziamo? È chiaro, in tutti i settori, nel pomodoro in particolare, ma in tutte le filiere che noi abbiamo. Io sono un fissato delle filiere. Per me è un unico sistema di approvvigionamento che può esserci col mondo agricolo, appunto, è la creazione di filiere. Quindi col concetto di collaborazione, quindi fare degli accordi in pre-campagna, fissare delle regole ben precise, fissare dei prezzi. Tutto questo per dare una tranquillità e una visione al produttore agricolo, che quindi può fare le sue scelte in tempi prima di organizzare la campagna. Può programmare la produzione. Sì, sì. Questo serve anche voi, perché così avete la garanzia del prodotto che entra in azienda, in stabilimento. Proprio così, il concetto è proprio questo. Noi non dobbiamo trovarci alla mattina e dirci oggi che pomodoro arriva, no, oggi insieme agli agricoltori dobbiamo sapere già quel che abbiamo già programmato e quello che quindi arriverà. Faccio un esempio: noi abbiamo fatto una linea dolce miglio e quindi facciamo della polpa di pomodoro passato del pomodoro lungo, in cui la partenza è il pomodoro lungo, quindi facciamo polpa del pomodoro lungo. Tutto questo lo possiamo fare perché abbiamo individuato con l'associazione dei produttori che possono fare questa coltivazione, che per il nord è nuova, non è mai stato fatto, è una classica produzione del sud, e quindi fatto queste coltivazioni, implementato queste coltivazioni, poi noi le trasformiamo e abbiamo progettato una linea ad hoc finalizzata a questo. Questo qua l'abbiamo potuto fare perché appunto c'è questo rapporto di fidelizzazione, di filiera col produttore. Fabio, quindi è all'interno dello stabilimento, vi ha visto i diversi passaggi, il controllo qualità, poi abbiamo visto che comunque una prima selezione del pomodoro viene fatta, quindi ci sono due filiere. E in sostanza cosa consiste questa selezione? Infatti il nostro pomodoro viene diviso tra due grandi gruppi. Tutto il pomodoro che viene utilizzato per fare la polpa di pomodoro, la famosa polpa chef di greci, e tutto quello che viene utilizzato per fare gli evaporati. Per evaporati si intendono passate o preparati per basi pizze per il mercato estero. Ci troviamo all'interno di questa sala di produzione sui nastri di alimentazione della nostra polpa chef. Allora, questa è polpa, quindi viene tal quale viene inscatolata o invasettata in questo modo, oppure viene trasformata ulteriormente? Assolutamente no, questa è una primissima fase di alimentazione. Oltre a questo nastro noi avremo una selezione ottica che toglierà tutto il pomodoro che è verde, tutto il pomodoro che è giallo. In più avremo una fase di polpatura per estrusione meccanica, dove avremo la formazione di un cubetto e da lì, diciamo, l'unione con altro pomodoro, che rendono cremoso il tutto fino ad arrivare alla scatola che vedremo tra pochi minuti. Il processo produttivo prevede l'utilizzo ovviamente di tante energie, quindi anche tanto calore in questo caso. Ci sono accorgimenti per cercare di contenere questo dispendio energetico? Assolutamente sì. Abbiamo fatto degli investimenti importanti in questi ultimi anni, li ultimeremo nel prossimo biennio. Di fatto noi cosa facciamo? Riutilizziamo il calore di evaporazione per ricomprimerlo all'interno di camere che ci danno la possibilità di ridurre di circa il 35-37% il consumo di gas metano per unità di chilo prodotto. Insomma, vi siete messi avanti vista la crisi energetica? Assolutamente sì. Cosa possiamo vedere ancora adesso? Diciamo una chicca del vostro stabilimento. Andiamo a vedere una linea di produzione. Abbiamo detto, Fabio, che insomma vediamo una di queste linee di produzione di lavorazione. Questa è una scatola che contiene che cosa? Questa è una scatola che contiene polpa di pomodoro e questo è il formato per antonomasia per la ristorazione. Formato 5 kg, polpa chef. Oggi lavoriamo su 9 linee di produzione. Gli imballi principalmente si differenziano tra imballi rigidi, la scatola, e imballi flessibili. Sono poliaccoppiati plastici. Tendenzialmente è il cliente che sceglie il formato piuttosto che l'altro, il prodotto all'interno è uguale. Quanto va alla ristorazione, quanto invece al supermercato che può acquistare la massaia? Il 95% del nostro prodotto va alla ristorazione, il rimanente 5% del nostro prodotto va per uso industriale, quindi produzione di ketchup. Il nostro mercato
è la ristorazione d'eccellenza. Bene, grazie Fabio. Allora, l'ultima domanda prima di salutarti: è un'azienda molto articolata, quindi occuperà anche molte persone, molti collaboratori. In quanti siete adesso? Assolutamente sì. Noi oggi in stabilimento siamo circa 280 persone impiegate nella lavorazione del pomodoro, di cui circa un centinaio con contratto a tempo indeterminato che lavorano tutto l'anno, e la rimanente parte contratti stagionali, e noi siamo costantemente alla ricerca di figure professionali per poter crescere nel futuro. Grazie Fabio, noi adesso ti salutiamo veramente, ci andiamo a togliere il nostro abbigliamento perché fa tanto tanto caldo. Grazie a lei.